Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come vi avevo annunciato, oggi diamo inizio al nuovo format che ho deciso di chiamare Test a Test. Praticamente daremo un giudizio complessivo ad un ricevitore seguendo una serie di 10 test, ovvero ricezione dei satelliti, secondi per il fisso, precisione con ostacoli, inclinometro, portata della radio, portata del Bluetooth, durata batterie, portabilità e design, qualità prezzo e giudizio personale. Ad ogni test verrà assegnato un voto e alla fine faremo una somma totale per dare un giudizio complessivo al GPS. Siete pronti? Iniziamo subito! Il concorrente di oggi è il Sending T7, ve lo ricordate? Già pronto e carico per eseguire il primo test. Come location per questa prova ho deciso di stare nel bosco della memoria. La prima sfida consiste nel verificare nell'arco di 10 secondi quanti satelliti riesce ad agganciare il nostro T7. Come vedete nella barra alta, il numero rimane sempre costante, 28 satelliti. Come risultato possiamo dire che è discreto, ne aggancia tanti, ma ho visto di meglio. Voto 7. Passiamo alla seconda prova. Quanto tempo ci impiega il nostro Sending T7 a tornare in fisso, simulando la perdita del segnale? Eseguirò la prova 3 volte e alla fine faremo una media totale per dare il nostro giudizio. 2 secondi, veramente veloce. 3 secondi. 2 secondi. Sorprendentemente reattivo. Voto 8. Mi ha stupito. I tempi di ripresa sono fondamentali perché determinano la produttività. Terzo test, forse il più impervio, la precisione con ostacoli. Ho scelto l'albero più grosso e folto che c'era in zona e ho deciso di chiamarlo Michael, come Michael Jordan. Eseguirò 3 misure a distanza di circa 50 cm e vediamo che precisione riesce a garantirmi questo Sending T7. La prima misura è andata a buon fine, come vediamo la tolleranza è rispettata e il GPS non ha ancora perso il fisso. La seconda mi ha dato problemi con la tolleranza in un primo momento, però senza perdere il fisso, quindi ho aspettato qualche secondo e poi riprovato ed è andata senza problemi. E anche la terza salvata con successo. Ecco i miei punti, devo dire che con questa chioma folta il risultato è davvero ottimo, quindi darò un bel 9. Quarta prova, inclinometro. Eseguirò una misura in verticale e 2 misure con inclinazione della palina di circa 30 e 40 gradi. Un altro aspetto che voglio valutare è la modalità di attivazione di questa funzione. Partiamo con le misurazioni. Vi dico già che ho avuto qualche difficoltà nell'attivazione dell'inclinometro. Lo attivavo e mi si disattivava subito, ma per fortuna ci sono riuscita. Direi che la correzione funziona, questi sono i 3 punti che ho battuto e come differenza presenta solo qualche millimetro, sia per il 28 gradi sia per il 36. Considerando che nella misurazione in sé non ho avuto problemi ma l'inizializzazione è stata travagliata, do un 7,5. E via con la quinta prova, portata della radio, vediamo se effettivamente il nostro Sending T7 ha una portata di 8 km come dichiarato. Avvierò la base da qui, quindi dalla GeoGlobex, specificatamente dal tetto. Sono allo stadio di Monza, circa 1,5 km dalla base e prende benissimo, quindi possiamo passare alla prossima fase. Devo dire che appena abbiamo provato ad usare un po' di più, quindi a superare i 2-3 km, quindi arrivare a 4 km, non siamo più riusciti a collegarci. Penso che questo possa dipendere principalmente dal fatto che Monza è una città sviluppata più che altro in verticale, quindi probabilmente andava messa ancora più in alto la base per poter ottenere quel tipo di correzione anche ad un chilometraggio superiore. Voto finale 6 perché mi aspettavo molto di più. Continuiamo con il test numero 6, portata del Bluetooth. Per eseguire questa prova ho battuto un punto con il GPS, il punto numero 100, e poi mi sono allontanata dal ricevitore solo con il controller. Ho camminato finché non mi si è scollegato e potete notarlo sia dallo schermo che dal LED del Bluetooth sul ricevitore che non è più acceso. A questo punto ho segnalato la posizione con un chiodo e sono andata a recuperare il ricevitore per battere il nuovo punto. Una volta registrato il punto 101 ho calcolato la distanza fra i due ed ecco la nostra misura, 73 metri. Bella prestazione, direi un bel 7.
Ah ragazzi, cosa importantissima prima di continuare, ricordatevi che se acquistate un GPS da noi avrete in omaggio tutti questi gadget utili ma soprattutto della GeoGlobex. E non è tutto, se utilizzate il codice sconto che trovate qua sotto, GeoSara, avrete diritto a un 10% di sconto sull'acquisto del GPS, può tornarvi utile. E in più, non è finita, ricordate che vi seguirò io personalmente dall'acquisto fino al primo rilievo. E non vi preoccupate se vi trovate lontano da Monza, possiamo aiutarvi in tutti i modi, telefonicamente, tramite il computer, e in più mi trovate sempre al numero WhatsApp che lascio qua sotto. Insomma, sarò il vostro grillo parlante per ogni esigenza. Durata della batteria, dichiarato dalla casa, sono 10 ore in statico, 8 ore in modalità base e 8 ore in modalità rover. Quindi proviamoci. In modalità rover mi è durato ben più delle 8 ore dichiarate, sono arrivata fino a 9 ore e mezza. Quindi, voto finale, devo dire un bel 8. Passiamo a un altro test che coinvolge l'aspetto estetico e strutturale del ricevitore. Parliamo del peso, delle dimensioni, della portabilità e del design. Peso dichiarato dalla casa 97 grammi. A me invece risulta che pesa un po' meno, 93 grammi, 94 grammi, insomma. Comunque sotto al chilo. Dimensioni dichiarate dalla casa 13,5x13,5x8,4. Portabilità, oggettivamente è molto comodo e leggero da portare in giro, come potete vedere voi stessi. Il design è molto minimal e originale, quindi io do un bel 8. Se parliamo del rapporto qualità-prezzo, visto e considerato le tante funzionalità che offre questo ricevitore, a partire dalle costellazioni fino ad arrivare all'inclinometro e la radio, paragonandolo con top di gamma non gli manca proprio niente. E considerato il prezzo, rimane un ricevitore di fascia media, preciso e affidabile. Il voto che mi sento di dargli è un bel 8,5. E infine, ultimo, ma non per importanza, il mio giudizio personale. Mi è piaciuto davvero tanto, racchiude tutto quello che un utente può volere da un ricevitore rover. 965 canali, tutte le costellazioni, l'inclinometro, la batteria integrata a lunga durata. Insomma, non gli manca niente a mio avviso. Per non parlare delle dimensioni ridotte al minimo con il vantaggio indiscusso della portabilità. Quindi il mio voto finale è un bel 9. Ok ragazzi, finalmente possiamo arrivare ad un verdetto. Abbiamo messo tutti i voti qui di fianco, così gli potete dare un'occhiata. E come potete vedere, il nostro Sending T7 ha totalizzato 78 punti. Per cui il nostro giudizio finale è un bel 7,5. Bene ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che questo nuovo format vi piaccia, a me piace molto ed è davvero curioso vedere i GPS in tutti questi aspetti e confrontarli fra di loro. Fatemi sapere quale GPS volete mettere sotto torchio, che magari nel prossimo video potrà esserci lui. Ricordatevi che se siete interessati al prodotto potete scrivermi qua sotto, vi lascio il link per mandare una richiesta e vi faccio avere tutte le informazioni relative al T7. Io vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!